Buonasera cari amici, eccoci qui per una nuova ricetta. Oggi vi vorrei fare una torta golosissima, ma semplicissima da fare. La muretta, Nutella e mascarpone. Dunque, questa è ottima anche per chi è allergico all'uovo, oppure per chi è intollerante al latte, anziché usare il latte classico, possiamo usare quello di soia, di riso, di mandorla, e quindi è una torta anche per persone che hanno questo tipo di allergie. Ok, assembliamo la torta, iniziamo. Dunque, gli ingredienti sono: per una teglia, questa è del 24, già imburrata e infarinata. La torta non viene molto alta, eh? Dunque, ci vorranno 250 g di farina, 120 g di zucchero, 40 g di cacao amaro, una bustina di lievito e ho messo anche la vanillina, un goccino di rum, un pochino di rum, un bicchierino, una tazzina di caffè fatto già freddo, il latte quanto basta, adesso io ne ho messo quasi 400 ml, vedremo quanto ne occorrerà. Poi 150 g di mascarpone, 150 g di crema alla nocciola e dello zucchero a velo per mettere sulla torta come decorazione. Ok? Iniziamo con mescolare le farine, zucchero, ecco, il cacao e il lievito con la vanillina. Ecco, allora adesso diamo una giratina in questo modo, con le fruste spente naturalmente, altrimenti facciamo un polverone. Ok, in questo modo. Adesso aggiungiamo i liquidi, cioè il rum e il latte mano a mano. Ne mettiamo una metà e cominciamo a girare. Vediamo se ne occorre dell'altro. Sicuramente sì. Ci vuole tutto. Perfetto. E cominciamo a girare piano piano. Questa è la consistenza giusta, vedete? Quindi ci vogliono circa 350 ml di latte, ok? Adesso questo mettiamolo qui, altrimenti sporchiamo tutto. Adesso non dobbiamo fare nient'altro che rovesciare la torta. Questo servirà per il ripieno. Ecco qui, facciamo così. Come io ho già detto, non verrà molto alta come torta, perché chiaramente il cacao la appesantisce. Poi, essendo anche senza uova montate, insomma, però viene veramente squisita. Poi, ripeto, la possono mangiare anche le persone che hanno qualche intolleranza, qualche allergia, quindi si può fare per i bambini, li fate felici. Ecco qui. Ok, adesso questa la metto a cuocere nel forno a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Quando comincia a fare qualche piccola crepaturina sopra, è pronta. La vado ad infornare. Eccola qui, l'ho fatta freddare un pochino. Vedete, quando fai spacchi così vuol dire che è cotta. Adesso bisogna tagliarla. La tagliate con un coltello a seghetta, così almeno non rischiate che si rompe. Si dividono in due dischi. Ecco qua, così. Vedete, ancora un po' fumante. Allora, nel frattempo che continua un po' a freddare, io preparo la crema per il ripieno. Metto il mascarpone. Ecco qui, e la mischio bene bene.
Potete anche usare le fruste se volete, però non ci vuole niente. Un attimino. Allora, faccio questo sotto così non mi vado appertutto. Ecco qua. Con questo ripieno potete fare tanti dolci, tanti ripieni, anche il pan di Spagna, potete farcire un bel rotolo, potete farcire le barchette di pasta frolla. Sta farcitura va bene ovunque, semplicemente così. Ok, adesso mettiamo un po' di caffè sotto, facciamo così, la faccio prima, un po' di caffè che l'ammorbidisce un po'. Ovviamente se la fate i bambini non mettete né rum né caffè, il rum magari potete sostituirlo con un po' di succo d'arancia o qualcosa del genere, succo di limone, un succo di frutta, di ananas. E il caffè potete sostituirlo con un po' di latte, se poi sono allergici, con lo stesso latte che avete fatto la torta. Poi se è solo per adulti, allora abbondate a rum e a caffè. Siccome io bambini non la devo dare sta torta, ce l'ho messa. Ecco qua. Adesso facciamola. Oppia. Stesso discorso di prima, se no il piatto me va dappertutto. Ecco qui. Questa dose è proprio giusta giusta. Ecco qua. La mandiamo ben bene, a un centimetro dal bordo, perché dopo quando mettiamo la parte sopra fuoriesce tutta, quindi dopo tanto si ci va al bordo, Ecco qui, in questo modo. Facciamo così, Se no mi rimane tutta sul cucchiaio. Questa roba buona non si spreca. Non si spreca niente. Adesso prendiamo il coperchio e andiamo a posizionare. Ecco qua. Semplicemente così. Allora, se vogliamo fare proprio una torta per qualche occasione, possiamo rivestirla di panna con dei bei ciuffetti di panna. Oppure, più semplicemente, sempre il discorso se uno è allergico al lattosio, possiamo rifinirla in questo modo. Una bella spolverata di zucchero a velo e la torta è fatta. Semplice, veloce, golosa, facciamo contenti tutti. Grandi e piccini. La torta Moretta è pronta, bella, profumata, piena di roba buona, e noi ce l'andiamo a mangiare. Ciao a tutti, alla prossima ricetta, anzi, ce l'andiamo a mangiare. Ciao.